Cari lettori e care lettrici, con queste poche pagine abbiamo voluto iniziare a parlare di un argomento che ci sta molto a cuore, per cui stiamo cercando il giusto modo per raccontarlo, l'autismo. Questo fumetto in fase di scrittura sarà per noi la possibilità di comprendere e affrontare questo e un altro tema fondamentale, quello dell'ambiente, sfida facile. Come si dice però è un duro lavoro, ma qualcuno deve pur farlo. Ecco dunque cosa ci riserva il futuro. Pagine bianche da scrivere e un mondo in cui i bambini sono fatti di carta e si inventano un posto migliore di come lo hanno lasciato, dentro e fuori dalle pagine. È una ripartenza, è un dare un senso logico a quello che è successo, che di logico non ha niente, ed è un cercare di scuotere le coscienze e e lasciare un mondo migliore a chi verrà dopo di noi. Da questo momento tanti bambini potranno rivivere Mattia e lo faranno per sempre. Sì, e Mattia vivrà con loro. Rivivranno le avventure, avranno nuovi sogni, nuovi progetti e tutto questo poi si evolverà anche sui ragazzi, perché oltre ai bambini il progetto è coinvolgere anche gli adolescenti. Più avanti magari dobbiamo parlare con le scuole, perché il primo bersaglio per noi saranno le scuole, prima le elementari, le medie e poi le superiori. Siamo emozionatissimi, speriamo di avere tanti bambini che verranno qua e oddio, non lo so. Non mi sembra vero, perché era nata come un'idea, veramente un sogno, e cercheremo di far rivivere Mattia e di ricordarlo insieme a tutti i bambini che vorranno essere presenti. La mia intenzione era quello di presentare Mattia nella sua integrità, quindi quello di un bambino allegro, birichino, autistico, appassionato di natura, quindi io ho messo tutto questo. Quello che ho pensato in questi giorni è proprio questo, quanto la creatività e la fantasia possano salvarti, no? Quindi io disegno Mattia e per me è come se Mattia fosse qua, in realtà. Cioè Mattia è fatto di carta adesso, ma è veramente vivo, vignetta dopo vignetta.